Barney Ross aveva sostenuto ben 8 incontri nel 1933, qui siamo nel gennaio del 1934. Barney Ross, nato il 23 dicembre 1909 a New York, professionista dal 1929. Barney Ross riconoscibile per una striscia bianca sul fianco dei suoi pantaloncini, fuori misura con il destro Petrol, sinistro e destro di Barney Ross, poi tocca col sinistro, tiene l'iniziativa del centro del ring Barney Ross. Seconda ripresa di un match previsto sui 10 round senza titolo in palio. Infatti l'incontro si disputa al di sopra del limite dei pesi leggeri. Col sinistro Barney Ross fa seguire anche il destro. È la terza ripresa. Esaminando con attenzione il record di Barney Ross, bisogna convenire che probabilmente è stato uno dei migliori pesi leggeri di ogni epoca. In una carriera di 81 incontri ne ha persi solo 4, tutti e 4 ai punti, due di questi contro due grandi campioni, contro Jimmy McLarnin ed Henry Armstrong. Ricordo che Armstrong è stato l'unico pugile che sia stato in grado di detenere contemporaneamente il titolo mondiale di 3 categorie di peso, quando ancora non c'erano le categorie junior. Campione del mondo dei piuma, dei leggeri e dei welter, Henry Armstrong. E contro Armstrong Barney Ross ha disputato l'ultimo incontro della sua carriera il 31 maggio 1938. Billy Petrol è stilisticamente meno bello di Barney Ross, se si può usare questa espressione. Un po' più legnoso nei movimenti, un po' meno coordinato. Un buon pugile, ha tenuto 15 riprese contro Tony Canzoneri in un incontro valevole per il titolo mondiale dei leggeri. Non solo, ma in precedenza Billy Petrol aveva anche battuto Canzoneri ai punti in 10 riprese nel 1930. Il ring è quello del Madison Square Garden di New York. Buona combinazione di Barney Ross. Ross non è mai stato un grande picchiatore. Ha vinto solo 22 incontri prima del limite, ha vinto 51 volte ai punti e ha perso, ripeto, soltanto 4 volte e mai prima del limite. In una carriera iniziata nel 1929 e conclusa nel 1938. Barney Ross è stato campione del mondo dei leggeri e dei welter. Sesta ripresa di un match previsto sui 10 round senza titolo in palio. Io rimpiango onestamente l'epoca in cui c'erano appunto incontri sulle 10 riprese anche senza il titolo in palio. Molti di questi incontri erano di qualità nettamente superiore a quella che oggi possono offrire incontri che hanno queste etichette molto artificiali e tutte queste sigle che hanno creato enorme confusione e tolto credibilità alla pugilata. Colpito d'incontro Petrol, fuori misura con il destro, sempre per Petrol, sinistro di Barney Ross. Barney Ross sembra controllare con relativa facilità il match, anche se Petrol si batte con buona determinazione. Non ha Petrol la stessa qualità stilistica e tecnica del campione del mondo. È difficile per Petrol trovare il bersaglio. C'è una migliore scelta di tempo da parte di Barney Ross. Più volte il segno col sinistro. Barney Ross. Riconoscibile, ripeto, per una striscia bianca sul fianco dei suoi pantaloncini. È la miglior scelta di tempo da parte di Ross e fa la differenza. Il jab sinistro controlla facilmente la situazione. Barney Ross anticipa facilmente le iniziative dell'avversario. Comunque Petrol qui va a segno con un discreto destro. Siamo giunti alla decima ed ultima ripresa di questo incontro senza titolo in palio, un limite appena superiore a quello dei pesi leggeri.
Sul ring il campione del mondo dei leggeri, Barney Ross, il futuro campione del mondo dei pesi verde, e Billy Petrol, che in carriera vanta una vittoria ai punti e una sconfitta ai punti con Tony Canzoneri. La sconfitta ai punti in un incontro sulle 15 riprese valevole per il titolo mondiale. Sinistro e destro di Ross, puntate a destro di Ross. Che comunque dà l'impressione di accontentarsi di amministrare la sua superiorità senza una particolare ricerca della conclusione prima del limite, che tra l'altro non è neanche tra le sue prerogative. Come ho già ricordato, solo 22 vittorie prima del limite in un record che comprende ben 81 incontri e solo 4 sconfitte. Barney Ross vince ai punti con verdetto unanime sulle 10 riprese.